Ha scelto di attendere alcuni giorni prima di fare il punto sul risultato elettorale. Alessandro Lanci, presidente di Nuovo Senso Civico e candidato alle regionali nella lista Legnini presidente, è risultato il più votato in provincia di Chieti con 1845 preferenze. L'amarezza c'è per quel pugno di voti che avrebbe fatto la differenza, avrebbe fatto scattare il seggio in provincia di Chieti, ma l'esperienza non andrà dispersa, ha deciso con compattezza Nuovo Senso Civico, riunendosi all'indomani del voto. È stato un ottimo risultato dal punto di vista sicuramente personale ma anche del movimento, ci è stato riconosciuto un ruolo importante anche politico, il nostro gruppo si è addirittura rafforzato, tantissimi sono i giovani che sono arrivati, che vogliono lavorare con noi, che stanno lavorando con noi, soprattutto per il futuro, non solo i giovani, tante professionalità, tante persone che non si sentono rappresentate un po' dai partiti politici tradizionali e che vedono in questo movimento un'opportunità di partecipare nuovamente alla vita politica, alla vita sociale di questa regione. Noi tendiamo ad andare avanti assolutamente, tendiamo di essere propositivi ma di fare anche opposizione sui provvedimenti che riteniamo deleteri per questa regione. Ci sono tante le aspettative purtroppo negative, ci auguriamo che questo non accada ma siamo pronti a combattere più di prima. Nel futuro non c'è solo la bandiera dell'ambiente. Noi l'abbiamo sempre detto, non siamo ambientalisti, noi ci occupiamo della salute, della sicurezza dei cittadini e quindi oggi, da oggi in poi lo dobbiamo fare anche su altri temi, anche perché ci sentiamo in dovere di rappresentare chi ci ha votato non solo a me personalmente ma che ha votato la lista Legnini in questa provincia, sono circa 10.000 persone che hanno dato il loro consenso. Noi siamo aperti a tutte queste forze, le abbiamo già accolte, tante stanno arrivando anche in questi giorni, è incredibile che dopo addirittura la sconfitta il nostro gruppo si rafforzi, aumentano i soggetti che vogliono dare un contributo, sia associazioni che singoli cittadini, questo è un fatto molto positivo e che non possiamo lasciar morire.